Lunedì 27 marzo 2023 inizia una nuova settimana con l'informazione di qui Ricata TG, benvenuti. Ricata celebra Rosa Balistreri nei giorni del suo compleanno. Ieri i camminatori sono arrivati da tutta la Sicilia per partecipare al trekking urbano organizzato da Visita Agrigento e Sweet Sicily. Ci sono stati nel corso della giornata diversi interventi artistici, quelli di Beatrice Gucciardo e Angela Gueli, che hanno interpretato alcune delle canzoni di Rosa Balistreri, e poi una estemporanea di pittura presso il Baio Sant'Angelo con Desirée Diliberto e Gioacchino Cigna. Vediamo il servizio. Mangiare Rosa Balistreri con un quadro, diciamo, un po' pop, perché volevo tirare fuori le sfaccettature eclettiche del suo carattere. Lei era una persona molto forte, una donna grintosa, con questo contrasto pop, con questi colori appunto molto sgargianti, credevo di enfatizzare appunto questa energia. La storia di Rosa mi sta molto a cuore perché è la storia di un licatese su due, quello appunto del licatese che è costretto a lasciare la propria terra per realizzarsi. Potrebbe essere anche il mio futuro imminente purtroppo e quindi ho voluto omaggiarla con una delle mie canzoni preferite che è appunto Terra Canunzenti, che parla di questo argomento. Io ho fatto Rosa Balestreri in modo come la vedo io, la rabbia dentro. Ho guardato molte foto di Rosa Balestreri, l'ho guardato con la falce, con la chitarra, mentre era a Palermo, in mezzo a tutti i mercanti, e l'ho visto così. Ora però potrei dare il meglio, fare una fotografia di questa artista, però la sto vedendo così, come la sto vedendo, lasciate vedere. Pane cibo già punzato con nendi, chi ste lo piatto di lame genti, sulle feste si mangia la carne, di si utombo mo cresciva Nella settimana di Pasqua tornerà il freddo? Pare proprio di sì. Lo dicono le previsioni meteo di Claudio Ortega, meteorologo licatese e direttore della stazione meteo Licata. Al momento le previsioni prevedono maltempo a partire dal 2 aprile. Ancora ovviamente c'è qualche giorno, però al momento le indicazioni sono queste. La cronaca, intervento congiunto sabato sera a Licata nella tarda serata in corso Argentina da parte di carabinieri, polizia e guardia di finanza. A un certo punto è scattato l'allarme, è stato segnalato che c'era un giovane che armato di un martello minacciava degli altri ragazzi. Carabinieri, polizia e guardia di finanza si sono precipitati sul posto e hanno riportato la calma. Cambiamo argomento. Stamani a Palazzo Venezia, a Roma, la delegazione agrigentina ha presentato alla commissione ministeriale il dossier per la candidatura di Agrigento a capitale della cultura 2025. C'è un certo ottimismo. Vediamo le interviste. E abbiamo presentato il nostro dossier, il nostro progetto per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Mi pare che sia andata abbastanza bene, è stato apprezzato il lavoro che abbiamo fatto in questo anno e mezzo, tutti i relatori sono stati abbastanza chiari e abbastanza competenti, penso che Agrigento ce la può fare. Credo che sia stata una presentazione del progetto molto completa con punti di vista diversi e questo è proprio il tema del nostro progetto, le relazioni tra gli esseri umani e la possibilità di confrontarsi venendo da esperienze diverse, da luoghi diversi e quindi presentare una complessità. Io devo dire che è stato l'ideale completamento di un lavoro che è cominciato 2 anni fa, che
è cominciato con l'entusiasmo e continua con maggiore entusiasmo, con maggiore ardore, con maggiore passione. Non è stata faticosa quest'ora, è stata particolarmente piacevole perché oltre alla esposizione che è stata fatta nella prima mezz'ora abbiamo avuto la possibilità di rispondere in maniera precisa alle domande che sono state formulate opportunamente, devo dire, dai commissari e dal Presidente della Commissione. Siamo autorizzati a sperare che sia la prima parte sia la seconda, almeno sul piano del merito, possano essere prese in altissima considerazione. Ci auguriamo che questo riconoscimento possa arrivare non tanto per riconoscere il lavoro che è stato fatto da pochi, ma per gratificare tutta la cittadinanza agrigentina della provincia di un riconoscimento che merita da tempo. Sospeso temporaneamente, dedicato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti. Ad annunciarlo è stato stamani il sindaco Pino Galanti. È stato lo stesso primo cittadino a rendere noto che il servizio riprenderà regolarmente il prossimo 5 aprile. Cambiamo argomento. È un racconto toccante quello che la scrittrice veneta Simona Magagnin ha fatto sabato sera nella presentazione al museo organizzata dal Lions Club del suo libro dedicato alla Concia Ossi, regina dal Cin. Abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti della serata e altri sono stati ad animare la presentazione: Marco Bernasconi, Marco Zimmile e Teresa la cognata. Vediamo l'intervista. Per la tua pubblicità su Quilicata, chiama subito il 320 7550740. Pop up. Regina passa la vita dedicandosi agli altri, mettendosi al servizio delle persone, in modo particolare dei poveri, viene considerata proprio una benefattrice, portando avanti l'arte che aveva appreso dalla mamma, che è quella appunto della concia ossi, specializzandosi in modo particolare nella lussazione dell'anca. L'accoglienza di Licata, che sensazione hai avuto? Sole, la sintetizzo in questo, sole. E scopro che c'è una parte, io provengo dal Veneto, eppure c'è una parte di me molto calda, forse si vede già dal sorriso, che entra perfettamente in sintonia con i luoghi caldi, con accoglienza, disponibilità, apertura. Ho trovato qui persone che mi hanno veramente spalancato la porta di casa e del cuore. Simona Magagnin, infatti, tra il suo tour per la presentazione dei libri ha scelto proprio noi, ha scelto la Sicilia, il sud della Sicilia, nella fattispecie il Lions Club, che mi onoro di presiedere, dedicata l'ha accolta, l'ha omaggiata e ritengo che comunque la denominazione di questo servizio, ovvero il ruolo delle donne ieri e oggi, sia stato pienamente riempito grazie anche alle musiche di Rosa Balistreri. Con tutte le cose che io faccio, sia a teatro, al cinema, ci metto il cuore. Quando metti quello non sbaglio mai. Regina del Cin, Rosa Balistreri, due personaggi straordinari. Una la conoscevamo, Rosa, l'altra abbiamo imparato stasera a conoscerla. Donne forti, donne che ci hanno dato un insegnamento e che hanno voluto fortemente fare quello che gli piaceva fare. Rosi cantare e lei aggiustare le ossa. E adesso la pagina dello sport, che come ogni lunedì è sempre particolarmente corposa. Cominciamo con presentarvi l'intervista a Luca Potenza, intervista esclusiva con il tennista licatese, ormai affermato a livello nazionale, che è tornato per qualche giorno nella nostra città per trascorrere un po' di tempo insieme alla famiglia, ma continua ad allenarsi al Tennis Club Sant'Angelo, dove ha cominciato a giocare a tennis in vista dei prossimi impegni. Vediamo l'intervista. Allora, in questi giorni a Licata, per ovviamente venire a trovare la famiglia, ma continuando ad allenarti, in vista di che cosa? Quali sono i prossimi impegni? Sì, sicuramente sono venuto qui qualche giorno a casa per stare con i miei genitori, visto che non stavo qui dalle vacanze natalizie, e con l'occasione giocherò il torneo, le prequalificazioni per Roma 2023 al Monte Catira a Catania, e per chi comunque vince il torneo avrà la possibilità di poter partecipare appunto alle prequalificazioni di Roma 2023. Il tennis italiano sta vivendo un momento d'oro con tanti campioni e con tanti atleti, tennisti come te che continuano a fare passi avanti nella classifica internazionale.
Sì, sicuramente è un momento molto importante per il tennis italiano, a partire già dai vari Sinner, Berrettini, comunque all'interno della Top 100 ci sono molti giocatori italiani, non credo sia mai stato così almeno da quello che ricordo, e credo che sia un ottimo risultato del tennis italiano. Sei tornato in questi giorni nel Tennis Club Sant'Angelo dove tutto è iniziato praticamente. Sì, assolutamente, sì, ho toccato qui la mia prima pallina con una racchetta insieme a mio fratello Davide ed è sempre bello ritornare qui, ricordarsi un po' dove tutto è iniziato. E ora la box, esordio vincente per la campionessa alicatese di kickboxing Gloria Peritore nella box, una nuova disciplina nella quale l'atleta alicatese si cimenta per la prima volta. Venerdì sera ha affrontato un'avversaria per la prima volta sul ring della box e l'ha battuta, quindi complimenti a Gloria Peritore che dimostra, continua a dimostrare una grinta e una capacità sul ring straordinaria. Volley femminile, sabato sera, nuovo successo per l'ASD Volley Licata. Le ragazze allenate da Gaetano Callea hanno battuto in casa, nella palestra della scuola Fermi, il Volley Club Sciacca con un perentorio 3-0. Questi parziali 26-24, 25-19, 25-19. Complimenti alle ragazze licatese del volley. Con questa notizia chiudiamo qui l'edizione odierna di Quilicata TG. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo mercoledì. A presto.